La storia di Clara Germana Cele, una giovane studentessa cristiana della missione St. Michael S. a Sudafrica, è uno straordinario evento paranormale che ha avuto luogo nel 1951. All'età di 16 anni, Clara solitamente si ritirava nella sua stanza ogni sera, come faceva usualmente. Tuttavia, la notte successiva, la madre era in grado di ascoltare Clara che parlava ad alta voce. Si avvicinò alla porta e si rese conto che la figlia stava pregando in un modo inusuale, farfugliava parole senza senso. Il giorno successivo, Clara cominciò a comportarsi in maniera strana senza alcun apparente motivo. Iniziò a mostrare repulsione verso ogni oggetto sacro. Ogni volta che passava davanti a un crocifisso o ad una Bibbia, cominciava a sibilare come un serpente. Gli insegnati osservarono che Clara era in grado di parlare diverse lingue di cui non avrebbe avuto alcuna conoscenza pregressa, e poteva leggere nella mente delle persone, insinuandosi nei loro pensieri più segreti. Clara Germana Cele era ormai incapace di stare con gli altri, diventava violenta, emetteva spesso urla terribili e suoni animaleschi. Era in grado di levitare fino a 3 metri d'altezza, lasciando i suoi compagni di classe impietriti. Vennero chiamati due preti per compiere un esorcismo e Clara cercò di strangolare uno di loro. Il prete descrisse la sua forza come una stretta sovrumana e più di 100 cittadini assistettero alla sua levitazione mentre il sacerdote leggeva le sacre scritture. Questo fenomeno paranormale durò per 5 settimane, fino alla liberazione di Clara da questo legame misterioso. Le autorità religiose locali e la stampa hanno preso nota dell'evento. Ma non è stata scoperta alcuna spiegazione scientifica o religiosa per questa straordinaria esperienza. Clara era una giovane donna di 28 anni che viveva a Roma. Da sempre, Clara si era sentita differente dagli altri, con sensazioni misteriose e paranormali che la affliggevano. Tuttavia, le sue esperienze divennero più intense e sconvolgenti nel corso di 2 settimane. Il primo segnale di qualcosa di strano accadde il 15 febbraio, durante una serata a casa di un amico. Clara sentì un forte senso di oppressione e di discomfort, ma non se ne preoccupò troppo. Tuttavia, le cose cambiarono drasticamente il giorno successivo, quando Clara si svegliò improvvisamente alle 4 del mattino, schiacciata da una forza invisibile. Le apparizioni di esseri oscuri continuarono durante la giornata, scoprendo che erano presenti in casa e all'interno di lei. Clara sentì voci e rumori che le sembravano venire da un posto non specificato, ma lei non poteva identificarne l'origine. La situazione diventò più grave quando Clara iniziò a subire ferite misteriose e sospesi. L'incisione più evidente era sul braccio, ma non ricordava di aver avuto alcuna lesione precedente. A volte, lei sentiva dei mani invisibili che la aggredivano. La cosa più spaventosa era che lei non poteva toccare le ferite, come se le mani fossero state sostituite da un taleo. Nella settimana successiva, Clara iniziò a mostrare comportamenti demoniaci. Lei divenne violenta e aggrediva gli altri. Le sue espressioni facciali si resero contorte e demoniache, e lei sperava che le persone la potessero vedere in questo modo. La sua famiglia e gli amici si preoccuparono molto per Clara, e chiesero aiuto al vescovo della parrocchia locale. Il vescovo consigliò di chiamare un esorcista, e due sacerdoti vennero inviati a casa di Clara. L'esorcismo durò 2 giorni interi, durante i quali i sacerdoti pregarono, cantarono inni e mozzarono il cappello della possedente. Il processo fu lungo e doloroso per Clara, che si sentì abbandonata e disperata. Tuttavia, alla fine del processo, le oscure presenze lasciarono Clara e la donna poté finalmente respirare con piacere. Dopo l'esorcismo, Clara poté finalmente vivere una vita felice e normale. Le sue ferite misteriose scomparevano, e lei poteva finalmente fare quello che amava di più, cantare. La sua voce era una delle più belle della capitale, e lei poteva finalmente esprimere il suo talento senza più paura e angoscia. L'esorcismo fu un processo lungo e difficile, ma alla fine, si rivelò essere il migliore per Clara. Lei poté finalmente liberarsi dalla possedente e riprendere la sua vita in modo normale. Anche oggi, la storia di Clara Germana Cele rimane uno straordinario evento paranormale, che ha intrigato e avvolto gli appassionati di supernaturali in un mistero assoluto.